La coerenza per un artista fotografo è quella di realizzare un'immagine che abbia il giusto compromesso, se c'è un cliente, se c'è un committente, tra quello che io voglio fare fino a se stesso e fare un'immagine che piace a me e quello che necessita il cliente perché lui deve vendere il suo prodotto, la sua immagine. La capacità di evolversi senza snaturarsi non è da tutti, perché vuol dire mantenere la propria personalità professionale, artistica, e cercare di mantenere e di portare la committenza e il cliente nel tuo punto di vista artistico e riuscire a comunicare quello di cui lui ha necessità attraverso la tua professionalità e il tuo punto di vista artistico. Beh, c'è un imbarbarimento mostruoso determinato dal fatto che ormai con gli smartphone tutti sono fotografi, ma non si rendono conto che il prodotto dello smartphone è un documento storico. Può essere un documento storico, avere una sua importanza da un punto di vista sociologico, storico-sociologico. Il professionista deve fare un'immagine, deve costruire una fotografia che ha però dei presupposti diversi che prescindono dalla sua professionalità, dalla committenza e dalla sua capacità di artista di realizzarla. Come dicevo prima, la quantità, l'oceano di immagini che viene prodotta dagli smartphone è soltanto un documento, molte volte, non è certamente un'immagine professionale, che poi per caso nei miliardi di immagini che vengono realizzate ce ne sia qualcuna particolarmente interessante, per dirla in termini familiari, bella, allora è un caso, ma la professionalità e la realizzazione di un'immagine che è determinata dalla professionalità è una cosa completamente diversa. Beh, bisogna cambiare, lo diceva anche Winston Churchill, che era un conservatore diventato un liberal, e diceva che bisogna avere il coraggio ma anche la preparazione per cambiare. Allora, questi Instagram, Facebook, Pinterest sono dei social network che ognuno ha la sua funzione. Per esempio, io trovo interessante Pinterest, perché è un insieme di cartelle, di situazioni di ricerca di immagine, e l'ho suggerito anche ai miei allievi della Libera Accademia di Belle Arti di Rimini, il primo corso di fotografia, dove ho detto cercate, fate ricerca su queste cartelle di Pinterest. Instagram invece è un'altra forma di Facebook, forse un po' più elegante, forse un po' più ricercata. E Facebook, come Instagram, sono semplicemente dei diari quotidiani. Non trovo certamente nessuna forma di immagine interessante lì dentro. Ma è quello il ruolo dell'artista è quello di uscire dai canoni normali, anche dai canoni professionali, e poter avere la possibilità di sviscerare, di fare delle cose completamente nuove, di uscire dai parametri che sono imposti dalla committenza, dai clienti, e poter fare delle cose che ti permettono di diventare magari un artista. Ma la chance, quale consiglio dare ai giovani che affrontano questa attività, è difficile teoricamente per me, perché io appartengo a una generazione che è nata con Blow Up di Antonioni, e quindi c'erano delle categorie professionali molto ben separate, molto ben decise. Adesso, per esempio, c'è il fotografo che fa il grafico che si fa le foto, diventa fotografo,
e fa anche l'art direction del servizio fotografico, per cui tutte queste qualità, se non addirittura il videomaker, per cui uno fa il video, le foto, l'art direction e la composizione grafica se deve fare un prodotto cartaceo. È molto complessa la situazione adesso. Quello che mi sono permesso di suggerire ai miei allievi è che devono essere estremamente preparati e studiare moltissimo, molto di più, forse di quello che abbiamo studiato noi. Una ricerca esistenziale, perché la macchina fotografica per me è un passepartout che mi ha aperto e continua ad aprirmi porte su mondi estremamente interessanti e anche meravigliosi. Beh, ce n'è uno basicamente importante per me, è Irving Penn, che come me, voglio dire come me nel senso, si è occupato di diverse categorie della fotografia. Io ho cercato di imitare la sua capacità di essere un fotografo nel reportage, nello still life, nel ritratto, nella moda. Lui ha fatto tutte queste cose, certamente io non sono al suo livello, però ci provo tutti i giorni e anche momentaneamente, anche adesso.